seconda rosa, dai. Vai, non è grande. Allora, iniziamo con l'inno del popolo della famiglia. Benvenuti a tutti, mi sentite? Poco. Con questo? No. No, la vicina può essere con quello. Io ho sempre il problema dei microfoni. Mi sentite? Bene. Allora, io mi chiamo Angela Ciconte, sono la capolista al Senato qua in Calabria. Inizio questo convegno dandovi prima una brutta notizia, ma subito dopo me ne do una bellissima. La brutta notizia è che purtroppo l'avvocato Gianfranco Amato non è stato molto bene, proprio era già praticamente partito, aveva già fatto anche biglietto e tutto quanto, però nel tragitto per arrivare in aeroporto è stato poco bene, quindi è tornato a casa. Quindi vi saluto a tutti, chiedo scusa, ma siamo qui noi in rappresentanza del movimento, presentiamo i candidati qua di Cosenza, quindi il convegno va avanti, i contenuti ci saranno tutti e ci sarà anche l'avvocato Gianfranco Amato perché manderemo un suo video. La bella notizia qual è? Che siccome penso che nulla è il caso, mi si è data l'opportunità di fare una cosa che aiuterà il movimento stesso, e in particolare la Calabria, perché questa cosa la stiamo facendo solo noi qua in Calabria. Vi anticipo una cosa, io sono di Torino, i miei genitori abitano in Calabria, sono nata a Torino perché erano andati a lavorare al nord, sono sempre venuta qua in vacanza, sono molto conosciuta nella mia zona,
ma per delle coincidenze, da quando ho iniziato il mio cammino nel popolo della famiglia, la mia guida spirituale per il popolo della famiglia è un sacerdote calabrese. Quindi già da subito c'era questo legame naturale, perché sono di origine calabrese, ma proprio anche legato al movimento stesso che mi aveva già ricondotto da subito in Calabria. Perché vi parlo della mia guida spirituale che mi segue nel percorso della Calabria? Perché lui ha fatto proprio una preghiera di consacrazione del movimento al Sacro Cuore di Gesù. So che per alcuni di voi può, in un momento di, come dire, dialogo politico, può suonare un po' strana questa cosa, ma abbiamo avuto chi in Parlamento, professando tutti il cattolico, ha detto che lui aveva giurato sulla Costituzione e non sul Vangelo, quindi ha tradito sia la Costituzione che il Vangelo. Perché? Nella Costituzione l'articolo 29 prevede che la famiglia è la società naturale fondata sul matrimonio, quindi ha tradito quello poi proponendo le divie decennà. Quindi invece chi giura sul Vangelo di sicuro non tradisce la Costituzione. Quindi noi, popolo della famiglia, che abbiamo fondato il nostro programma sul compendio della dottrina sociale cattolica, abbiamo il nostro presidente Maria Minolfi che tutte le mattine nelle sue dirette legge il Vangelo. Abbiamo consacrato il nostro movimento il 16 maggio del 2016, quindi subito, alla Madonna. Non deve fare strano se questa sera in Calabria affidiamo il nostro movimento, nato da poco, proprio al Sacro Cuore di Gesù, e proprio perché sappiamo che se lui è con noi, chi è contro di noi? Quindi insieme, chi se la sente, io sì, inizieremo questo convegno in questa maniera particolare. Quindi non è il Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù Cristo, potete leggere. Allora, Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivente, tu sei il Verbo eterno del Padre, per mezzo del quale, nella potenza dello Spirito Santo, tutte le cose sono state create. Tu, fin dall'eternità, hai contemplato nella volontà del Padre Celeste di creare l'umanità a vostra immagine e somiglianza, nella distinzione e nell'armonia dell'uomo e della donna, affinché nella comunione di amore e di grazia i due fossero una sola carne e un solo cuore. Tu hai voluto che la famiglia umana, similmente alla famiglia divina, fosse feconda in abbondanza del dono della vita. Noi, popolo della famiglia, vogliamo supplicarti di guardare al nostro impegno in politica perché possiamo essere fedeli alla legge eterna che tu hai impresso nel nostro cuore ed impegnarci con tutte le nostre forze nella pace e nell'amore verso tutti, a lavorare incessantemente affinché i veri valori della vita e della famiglia, fondati sull'unione indissolubile di un uomo e di una donna, siano difesi, promossi e custoditi per il bene fondamentale della nostra Italia e dell'intera società. Signore Gesù, luce che non conosce tramonto, aiutaci ad essere fedeli alla verità, in questo tempo di grande confusione spirituale e morale, e a non scendere a compromessi sul valore non negoziabile della difesa della vita dal suo concepimento alla sua fine naturale. Amore senza limiti, aiutaci a promuovere la giustizia sociale perché ad ogni famiglia non manchi un lavoro dignitoso che le consenta di avere un onesto sostentamento e così poter guardare al futuro con speranza per generare la vita e contribuire al bene fondamentale dei propri figli. Misericordia infinita, aiutaci a promulgare leggi giuste che pongano l'attenzione e la solidarietà verso gli ultimi e i più indigenti della nostra società e che facciano della solidarietà un termine nuovo per attuare la divina e universale carità. Cuore divino di Gesù, con questa preghiera ti consacriamo e ti affidiamo per mezzo del cuore immacolato di Maria, regina della pace e della famiglia, il popolo della famiglia e tutte le sue attività politiche, culturali e sociali. Accoglici sotto la tua onnipotente protezione e difendici da tutti i nemici che combattono per distruggere la famiglia e la nostra Italia
e sovvertire tutti i veri valori spirituali, morali e sociali. Benedici, o Gesù, con ogni effusione di grazia e di grazie, le nostre famiglie, il popolo della famiglia, il nostro impegno politico e tutte quelle attività che in conformità con la nostra fede e la dottrina sociale della Chiesa concorrono al bene della società, alla pace per tutte le nazioni, alla salvezza per l'intera umanità. Amen. Ora, sono convinta che la Calabria farà buon risultato per questo programma che abbiamo appena letto. Quando è nato il popolo della famiglia in Calabria? Da pochissimo. È l'ultima regione che appunto ha conosciuto il movimento. In realtà il popolo della famiglia è nato dopo l'ultimo Family Day, quindi al Circo Massimo, il 30 gennaio del 2016, quando Mario Adinolfi, che è il nostro presidente, l'avvocato Gianfranco Amato, il nostro segretario, e Nicola Di Matteo, il nostro coordinatore nazionale, hanno capito che la piazza, oramai, anche una piazza grande come il Circo Massimo, che aveva più di un milione di partecipanti, oramai era diventato il ruggito del topo, perché alle istituzioni non gliene importa niente di quello che dicono le persone, ma soprattutto perché proprio in Parlamento stanno facendo leggi inique contro l'uomo. Contro l'uomo perché, come dicevamo prima con Eraldo Rizzuto, che eccolo lì, contro l'uomo e contro i principi non negoziabili, e proprio stanno portando l'uomo a questa deriva antropologica dove l'uomo è diventato un oggetto e non più un soggetto, e tutto guidato dal pensiero unico dominante. Allora Mario Adinolfi e l'avvocato Gianfranco Amato hanno avuto questa felice intuizione di dire: no, è il Parlamento che stanno facendo queste leggi inique, è il Parlamento che dobbiamo entrare. Quindi l'11 marzo del 2016 io e mio marito ci siamo trovati anche lì per una serie di coincidenze all'Assemblea Costituente, proprio quando il popolo della famiglia è nato. Io sono stata per 9 anni un presidente di un centro aiuto alla vita, quindi il tema vita mi è sempre stato molto a cuore. Ma non mi ero mai interessata di politica, anche se ogni volta che c'erano vari momenti politici in Italia sono sempre stata contattata per quello che rappresentavo. Ma non mi sono mai riconosciuta in nessuno dei partiti che mi hanno chiamata, perché andavano proprio contro i principi non negoziabili. Quando quel giorno, 11 marzo del 2016, in quell'assemblea costituente a Roma, ho sentito parlare l'avvocato Gianfranco Amato e Mario Adinolfi, che parlavano sì di politica, ma di un nuovo modo di fare politica, e il nuovo modo di fare politica, quello vero, può essere solo uno: se si mette al centro il valore, io dico cristiano, perché loro parlavano del valore cristiano. Lì ho riconosciuto la verità del nuovo linguaggio, perché noi non ci dobbiamo vergognare di dire che vogliamo sottomettere alle leggi umane le leggi divine, perché solo in quel modo veramente si può fare il bene dell'uomo, solo in quel modo si può veramente tutelare la persona indifesa. Oramai siamo in un momento storico dove l'uomo, se non è produttivo, diventa un peso della società che deve essere scartato, no? Abbiamo visto adesso con le DAT, che sembrano una conquista. Siamo nel 2000, siamo moderni, è tutto oramai sorpassato, e quindi ci hanno fatto credere, con il caso pietoso di DJ Favo, come solo i radicali sanno fare, creare il precedente, ci hanno fatto credere che le persone possono decidere come e quando morire, dimenticando che comunque la vita ci è data da qualcun altro. Io personalmente, al capezzale del mio letto, preferisco avere un sacerdote anziché un radicale che mi chieda come voglio morire, anche perché poi ci dicono le bugie. Io lavoro in ospedale, ci dicono che con le DAT possiamo scegliere di morire senza soffrire. Morire per DAT significa morire di fame e di sete. La persona umana che muore di sete muore tra sofferenze atroci, questo non ce lo dicono, come non ci dicono che l'aborto è l'omicidio di un bambino. Ci dicono che è una scelta responsabile della maternità, ma io che sono stata presidente di un centro aiuto alla vita vi posso assicurare che tutte le donne che hanno abortito hanno poi delle lacerazioni profonde, delle ferite
che affogano spesso nell'alcol, nella droga, arrivano anche a suicidarsi, mentre nessuna donna che tiene il proprio bambino si è mai pentita di questo. Questo per dirvi cosa? Che anche se ci sono delle leggi che autorizzano qualcosa, che fanno perdere la dimensione dell'azione che si sta compiendo, quindi ci dicono che l'aborto è una libera scelta, in realtà è un omicidio di un bambino, quell'omicidio che lo Stato induce la donna a compiere perché fa pensare che è la liberazione di un problema, quando in realtà il problema inizia proprio in quel momento, ecco, quando lo Stato accompagna a far compiere quelle azioni che mai nessuna legge dovrebbe attuare, ecco, poi abbandona la persona che si accorge dell'errore al suo destino, perché tutte le donne che compiono gli aborti poi non vengono aiutate successivamente quando vanno in depressione, quando tentano il suicidio, quando diventano veramente delle persone ferite dove non trovano più il loro equilibrio. Lì poi invece interviene il sacerdote che con il sacramento del perdono fa riconciliare questa donna ferita. Cosa voglio dirvi? Il popolo della famiglia è nato per fare un nuovo modo di politica, per anteporre alla menzogna la verità, per portare in questa cultura della morte la cultura della vita. Noi vogliamo sostenere i deboli, vogliamo sostenere gli indifesi partendo dalla famiglia. Perché la famiglia? Perché se la famiglia viene distrutta la società. Adesso io sto sentendo i programmi politici, no? Di tutti questi grandi politici che sentiamo in televisione, ci parlano di economia, di finanza, di pensioni, di sicurezza. Ecco, ma di che cosa vogliamo parlare? Se il problema reale dell'Italia è la denatalità, di quali pensioni vogliamo parlare? Se siamo un popolo di vecchi e non ci sarà chi potrà produrre l'economia per pagarci quei soldi, di quale lavoro vogliamo parlare, se siamo attorno a dire un popolo di vecchi, o ancora peggio la Bonino che vuole sostituire il nostro popolo di vecchi con le nuove forze, quando proprio grazie a lei, ai radicali, alle loro leggi, hanno ucciso 5 milioni di persone, di popolo italiano, che vogliono sostituire con questo ingresso di massa di popolo di altre culture che cozzano contro la nostra. Noi siamo un popolo accogliente, noi non siamo un popolo discriminatorio, ma stiamo accogliendo delle persone che non hanno la nostra cultura, non hanno le nostre radici, e più delle volte sono loro che non accettano le nostre radici. Allora noi dobbiamo, come popolo, come leggi, come futuri come dire, uomini e donne che andranno al governo, dobbiamo opporci a queste leggi che vanno a tradire le nostre radici, la nostra cultura e il futuro dei nostri figli. Bene, sono qua, voglio solo dire, prima di passare la voce a voi e poi a Gianfranco Amato, voglio dire che se il popolo della famiglia è qui in Calabria e sta crescendo veramente in maniera esponenziale, è grazie a un gruppo di giovani che da Cosenza hanno detto subito sì. E adesso ve li voglio presentare, però non voglio dimenticare Radio Rizzuto, che anche lui ci sta seguendo con simpatia e con interesse, e dobbiamo ricordare che i giovani senza gli adulti non fanno tanta strada, quindi io auspico che Radio Rizzuto poi possa anche lui continuare insieme a noi questa meravigliosa avventura, perché il popolo della famiglia, vi posso assicurare, è veramente una meravigliosa avventura, perché piaccia o non piaccia, il popolo della famiglia farà la nuova storia in Italia. Allora, buonasera a tutti. Vabbè, la maggior parte di voi mi conosce, sono Alessandro Iorio, sono capolista alla Camera del Collegio Calabria 1. Vi racconto brevemente come è nato il popolo della famiglia qua in Calabria. È nato innanzitutto qua, proprio a Rende, semplicemente da un commento Facebook. Io stavo guardando una sera una conferenza sul gender dell'avvocato Amato e ho fatto semplicemente un commento che mi sarebbe piaciuto far conoscere questo movimento anche in Calabria. Ho scritto, dopodiché, dopo 15 minuti mi contatta questa bella signora. No, mio marito arriva, ti ha dato il numero. No, perché mio marito dà il mio numero agli sconosciuti, E quindi lei si trovava in Calabria perché ha assistito la mamma, che poi tra l'altro è nata in cielo poche settimane fa, e insomma così, dal nulla abbiamo creato un circolo, poche persone, i miei amici che vedete qua, Susanna, Elena, scusate se mi dimentico qualcuno, ed è nato così, per caso, anche se noi cristiani non crediamo molto nelle coincidenze ma nelle diincidenze.
Alla fine, dal nulla, siamo riusciti a creare 20 candidati da Castrovillari a Reggio Calabria, a ramificarci un pochino in tutta la provincia di Cosenza, anche nelle altre province calabresi, per dire che cosa? Sostanzialmente per dire che siamo cattolici impegnati in politica e non ci vergogniamo assolutamente di esserlo, in una società che spinge i cattolici in generale sempre più in una condizione marginale, no? Oggi un po' ci si vergogna delle nostre radici, noi invece non ci vergogniamo, le vogliamo, anzi le ostentiamo con orgoglio, e dopodiché tutto è venuto così, in modo molto naturale. Io sono un giovane insegnante precario, ero uno di quei tanti ragazzi che all'autostazione è costretto a partire per lasciare la mia terra che tanto amo. E noi come la pensiamo sulla migrazione? Noi sulla migrazione sosteniamo semplicemente quello che sostiene la dottrina sociale della Chiesa Cattolica, ovvero quello che diceva il grande San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, ma anche il Papa Francesco. Sosteniamo il diritto a non emigrare, perché abbandonare la propria terra è come abbandonare le proprie radici, quindi non è che noi siamo contro accoglienza, sì, invasione no, un'accoglienza sostenibile, ma soprattutto guardando anche nell'ottica calabrese vogliamo che i nostri giovani, tra cui anche io, dobbiamo portare le competenze in altri territori a discapito del nostro. Questa è una cosa che sta facendo morire questo territorio. Noi come popolo della famiglia lavoreremo per questo, in tutti i campi, dalla sanità alla scuola, in tutti i settori dove purtroppo siamo costretti a emigrare. E quindi niente, siamo calati in questa avventura con grande entusiasmo. La cosa bella di questo movimento, siamo 945 candidati in tutta Italia, nessuno di noi è un politico, cioè, quindi siamo alle prime esperienze. Portiamo le nostre facce pulite, le nostre storie, e celebriamo la vita. Noi celebriamo la vita perché siamo convinti che il diritto a nascere è la cosa più importante. Io, tra l'altro, stasera con grande emozione, da quando ho fondato il Popolo della Famiglia, annuncio anche che sono sposato da 6 mesi, e il Signore, insomma, mi ha regalato anche la gioia di mia moglie, insomma, in attesa. Lei si trova a Brescia in questo momento e ci sta seguendo magari sulla diretta Facebook. E poi la cosa bella è che quando siamo stati a fare la visita ginecologica l'ho vista che è uscita sbiancata. Amore, che è successo? Sta bene il bambino? E detto, sì, ma che hai? Sei sbiancata? Che hai? Sono 2. Io sono rimasto praticamente senza parole per un'ora forse, no? Poi vabbè, dai, forse siamo il popolo della famiglia, no, ci sarà un motivo, no? Quindi noi celebriamo la bellezza della vita che nasce, siamo contro la cultura dello scarto, i nostri anziani, le persone, noi siamo sempre la famiglia, l'Italia è sempre il popolo della famiglia, siamo quel popolo che è formato da 25 milioni di famiglie, che si prende cura di 3,8 milioni di disabili. Quindi le nostre radici sono queste. Oggi purtroppo modelli culturali che ci impone la cosiddetta Europa, famiglie diverse, no? Noi non siamo contro nessuno, spesso ci confondono e ci etichettano con la parola omofobi, ma alla fine noi non siamo omofobi, noi sosteniamo solamente 2 cose, diciamo che la vita nasce dall'unione di maschile e femminile e che i bambini hanno diritto ad avere una mamma e un papà. Se questo è essere omofobi, allora io ne rivendico l'appartenenza. Allora, però questo noi diciamo solamente che 2 più 2 fa 4, e parafrasando il grande Chesterton, diceva che verranno tempi in cui 2 più 2 non farà 4, che spade verranno sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi in estate e che 2 più 2 fa 4. Questi i tempi, quei tempi di cui parlava Chesterton sono arrivati. Noi invece diciamo solamente l'ovvio, andiamo in giro a dire l'ovvio. Quindi scusate un po' l'emozione, non siamo abituati perché non siamo... Siamo solo un gruppo di giovani come tanti che stanno buttando anche il cuore oltre l'ostacolo. E passo la parola
ai miei cari amici. Andrea. Sui politici di professione io dico sempre, se i politici di professione hanno portato l'Italia dove oggi, meglio non essero e saremo meglio noi. Ok. Buonasera a tutti, Andrea Ceto, mi sentite? Sì. Sono candidato al collegio di Cosenza. Ho risposto alla chiamata di Alessandro perché siamo amici da una vita e perché rivendichiamo le radici cristiane. Siamo in una società alla deriva, potete vederlo tutti, una scuola che non forma, una famiglia che non segue più i figli, in quanto sono prese mille cose, il precariato, i vari problemi. Quindi in questo mondo alla deriva dobbiamo ripartire dal primo fondamento dell'ordine costituito, che è appunto la famiglia. Crediamo fortemente in questa battaglia, faremo il massimo, se il massimo non basterà vorrà dire che il nostro impegno ci sarà stato e non sarà stato apprezzato dalla società civile. Ci crediamo, portate voti, fate votare, fateci conoscere, non possiamo non definirci cristiani, quindi siamo per l'accoglienza ma non siamo per l'invasione. Sono di poche parole, scusate l'emozione. Passo la parola a te. Buonasera a tutti, dopo la parte noiosa di Angelo col programma, Alessandro e quant'altro, vi chiederei un applauso grandissimo, intanto per loro le ghiacce, siamo veramente un gruppo di amici, quindi mi permetto di fare lo spotente, di fare l'antipatico o il simpatico, dipende dai punti di vista. Saluto Emanuele Lobue che dal fondo del teatro fa comunque. E Emanuele, potevi sederti comunque al tavolo della presidenza. Vi ringrazio veramente tutti per essere venuti qua in massa. Con Alessandro oggi pensavamo di rinviare tutto a causa delle condizioni meteo avverse, però il buon Dio ci ha guidati, ci ha detto andate avanti e alla fine il risultato è questo. È una bella sala piena. È una bella sala, è una testimonianza di amici, di parenti, di persone che ci seguono da tanto tempo, che ci vogliono bene. Che dire? I voti, sì. La parte brutta tocca sempre a me. Ragazzi, salutatemi ogni tanto da là sopra. Gli amici che dal fondo c'era Michele, Ivan, Angelina, tutti quanti veramente, grazie di cuore a tutti. I voti sono importantissimi. Io sono Raffaele Scornavacca, sono candidato nella circoscrizione Castrovilla di Paola. Perché non lo so, mi hanno detto candidati di qua, mi sono candidato qua, ma il fine ultimo non era quello di essere eletto o di essere eletto, ma di portare acqua al mulino e di far crescere questo grande popolo che siamo amici e tutti quelli che comunque da un bel po' di tempo ci stanno venendo dietro. La cosa che veramente ci tengo a sottolineare con tutti e che ho ripetuto anche in altre circostanze, che ci siamo trovati con persone che non eravamo estranee, solamente a parlare era come se ci conoscessimo da una vita. Cito per esempio il dottore Leone, che è qui da Castrovilla di questa sera, l'amico Angelo da Cetraro, persone che comunque io non avevo mai visto in vita mia, ma è come se ci fosse un feeling particolare, un legame particolare che ci lega o che ci ha legati da prima. Luigi Salerno che dorme, vabbè, ma questo non è una novità. Non lo so, mi vengono in mente tutto mio padre, a cui va il mio saluto, mia sorella che mi segue da casa, tutti quanti, mio zio. Le persone che ho incontrato in questa campagna elettorale sono state veramente tante, tantissime. E la cosa più bella è che nessuno ci ha detto no, non ti voto perché non mi piace, no, non ti voto perché mi senti pratico, non ti voto perché... E hanno detto tutti sì, perché no. È una causa nobile, nobilissima, portatela avanti, andate avanti. Sento dalle mie professoresse della scuola elementare, dalle mie maestre, scusate, maestre dell'elementare, professoresse delle superiori,
continuate, andate avanti, fate questa cosa perché è una cosa che vi nobilita e noi veramente ce la stiamo mettendo tutta. Alessandro è venuto da Brescia, ci ha coordinati da Brescia, ci ha seguiti, ci ha aiutati. Lo spirito che ci lega è quello non solo della fraternità e dell'amicizia, ma è quello di un legame che va al di là di tutto questo. Quindi veramente il 4 marzo, ragazzi, vi chiedo un impegno a tutti quanti, fate piovere voti sul popolo della famiglia, aiutateci perché volevo fare la famiglia innanzitutto. è perché comunque vogliamo avere la testimonianza in Parlamento e vogliamo essere quel 3% che ci farà essere l'ago della bilancia per le leggi mortifere, per le leggi della famiglia, per il reddito di maternità, tutto quello che comunque c'è nel nostro programma lì c'è nel nostro programma sul volantino, poi prendetelo e spargetelo come il seme di Gesù. Grazie a tutti. Bene, lui è Maurizio. Buonasera, io sono Maurizio Ravella. Diciamo che prima di Natale non avrei mai pensato di candidarmi in politica, perché vi dico la verità, a me la politica fa schifo, attualmente fa schifo. Però mi sono sentito chiamare, non lo so da chi, sicuramente da qualcuno più in alto e a difendere innanzitutto la famiglia, a difendere i miei figli, a difendere i bambini che dei miei amici, i figli dei miei amici, e portare un contributo al popolo della famiglia. Secondo me è qualcosa di grande, che dopo il 4 marzo, se voi voterete farete votare il popolo della famiglia, sarete più liberi anche voi, sarete più, vi sentirete partecipe nella storia, perché attualmente se sentite i comizi degli avversari portano solo alla distruzione della famiglia. Io ringrazio tutti, ringrazio i miei dipendenti, ringrazio la mia famiglia, ringrazio mia moglie e ringrazio Eraldo Rizzuti che ci sta dando una mano. E vi prego proprio con il cuore in mano di aiutarci in questa battaglia, perché non è una battaglia mia personale o di Raffaele o d'Alessandro. A me chi mi dice, chi mi chiede dove sono candidato, io neanche glielo dico, gli dico solo di votare il popolo della famiglia. Perché votando il popolo della famiglia, la famiglia rinasce. Se rinasce la famiglia, l'Italia si salva, se no così siamo destinati a morire. Grazie. Concludo e poi vi faccio vedere il video. Perché votare il popolo della famiglia? Perché noi siamo quel voto di rottura che invertirà la rotta. E perché quel voto di rottura? Perché non esiste più destra, non esiste più sinistra. Perché sono interscambiabili. E perché, mi chiederete voi? Perché la sinistra ha proposto queste leggi mortifere, ma la destra le ha votate. E non pensate che il Movimento 5 Stelle sia quel voto di protesta, perché io che arrivo da Torino, dove i 5 Stelle ce li ho in casa, posso evitare a voi della Calabria di fare quell'errore. Solo Torino e Roma può veramente dire che i 5 Stelle non sanno governare una città e tantomeno sapranno governare una nazione. E perché? Ve lo spiego subito. L'Appendino, da quando è e da quando è nel comune con la sua giunta, che cosa è riuscita a fare? Ha distrutto un'economia di una città, ma si è solo concentrata sui gay, sul mondo LGBT e sui musulmani. Perché? È sempre solo andata ai gay pride, ha solo pensato ai gay pride. Durante i gay pride non è mai successo nulla. L'unico evento di massa per gli italiani è finito in tragedia, migliaia di feriti e anche una morta. Ha proposto i mutui senza interessi per acquistare la casa ai musulmani. Noi italiani che lavoriamo
quelli fortunati che lavoriamo e paghiamo le tasse, se vogliamo acquistare una casa dobbiamo pagare il mutuo con gli interessi. Ha tolto i buoni scuola alle scuole cattoliche. Ha proposto la finanza islamica, è andata a Dubai e ha preso accordi con le banche di Dubai, islamiche. Quindi i 5 Stelle sono solo per l'invasione islamica, ce lo dimostra l'Appennino tutti i giorni a casa nostra a Torino, e lo voglio evitare al meridione, e è concentrata solo sul mondo LGBT. Perché gli dico questo? Perché ha messo all'assessorato alle famiglie, non più alla famiglia, l'ex presidente dell'Arcigay, Marco Giusta, che il 18 ottobre, andate in internet, ha stipulato un protocollo, ha firmato un protocollo, un accordo in cui l'Arcigay di Torino è entrato in tutte le scuole di ogni ordine e grado, quindi parliamo di materne, elementari, medie, superiori, università, l'Arcigay di Torino per i prossimi 3 anni in tutto il Piemonte andrà a formare i docenti e gli allievi. Dietro il paravento della lotta al bullismo, che in realtà non c'è, in realtà non esiste, semplicemente perché vogliono introdurre nelle nostre scuole, che di fatto c'è già, l'ideologia di genere. Cos'è l'ideologia di genere? Vogliono insegnare ai nostri figli che non c'è più maschio, non c'è più femmina, c'è quello che senti, e gli suggeriscono anche cosa sentire, la perversione. Ora non voglio più continuare io in questo dialogo, voglio farvi ascoltare proprio tutto quello che l'avvocato Gianfranco Amato vi avrebbe detto di persona, ma ve lo dice qua attraverso questa bellissima ripresa, videoripresa. Questa sera avete il privilegio, tra virgolette, di poter ascoltare dalla voce di uno dei protagonisti, come è nata questa cosa, qual è la genesi, il motivo. È molto semplice, tutto nasce in quella che è stata definita la più grande mobilitazione di popolo in Italia dal dopoguerra, il Family Day del 30 gennaio. Pensate che il questore di Roma mi diceva che l'ultima cosa che poco poco è paragonabile a quello che è accaduto erano i funerali di Berlinguer in piazza San Giovanni, ma lì erano circa 300-400 mila persone, qui c'era qualcosina in più. È stato veramente un popolo fatto di famiglie che si sono pagate il viaggio, che hanno sopportato il costo di questo sacrificio, semplicemente per difendere una cosa che è ovvia, cioè che la famiglia è solo quella formata tra un uomo e una donna, come recita peraltro l'articolo 29 della Costituzione. Io ricordo molto bene, perché c'ero, sotto quel palco ho visto tanti politici che applaudivano, si facevano i selfie, e poi solo 20 giorni dopo, li abbiamo rivisti applaudire in Senato per l'approvazione di quella legge che tutti voi conoscete, si chiama Cinina, e ha introdotto questa nuova famiglia tra persone dello stesso sesso. Che cosa è accaduto? Il popolo è stato tradito, la legge è stata approvata, quindi dal punto di vista del risultato, è stato un fallimento, nel senso non ha fermato, era un comitato di scopo, lo scopo era fermare la legge Cinina, la legge Cinina è stata approvata. Allora a quel punto noi capimmo che avevamo soltanto 2 strade, posto che questo popolo non aveva più una rappresentanza politica. O continuare ad andare in piazza, oppure trovare spazio per questo tipo di rappresentanza. Io mi convinsi quando ascoltai, mi riferirono al commento di Renzi, gli dissero: guarda che a Cinque Massimo ci sono quasi 2 milioni di persone. E la risposta fu illuminante, disse 2 milioni, anche 3, anche 4. Tanto quello che conta sono i numeri, io i numeri, io vado avanti. Lì capimmo che il problema era o tornare in piazza, che magari ci facevano anche sfogare per un paio d'ore, oppure tentare di cambiare i numeri. Anche qui, era 2016, ci furono davanti diverse ipotesi. L'errore che noi non volevamo ripetere era quello del partito personalistico che punta subito alle elezioni, tipo Giuliano Ferrara o Magdi Allan.
Il modello invece che avevamo in mente noi, proprio perché dietro c'era un popolo, non c'erano persone, non c'era un leader, era quello di approfittare delle elezioni amministrative che c'erano di lì a poco, cioè nel giugno del 2016, per creare una rete nazionale e cominciare davvero a seminare. No? Era una follia, perché pensate, era circa aprile, le elezioni erano a giugno, c'era un mese di tempo, un movimento neonato, totalmente sconosciuto, ci buttiamo in questa avventura alle amministrative e non so come, non ditemi come, ma riusciamo ad essere presenti in tutti i capoluoghi di provincia d'Italia, compreso Varese, dove si è votato, così, preparando in 3 settimane. Non era tanto il risultato, non puntavamo a quello, ma puntavamo proprio a creare quella rete che in realtà poi si è fatta. Nel 2017 ci sono state poi, come sapete, le altre elezioni amministrative, con dei risultati veramente maggiori. A Verona superavamo addirittura il 3,5%, si è preso 5.000 voti, cominciavano i primi eletti del Popolo Famiglia, vice sindaci, assessori. Ma l'obiettivo non era quello. L'obiettivo era creare la rete per questo momento che noi stiamo vivendo ora, per arrivare adesso a essere presenti in questa tornata elettorale. E anche qui poi magari parleremo più nel dettaglio. Il problema, sapete qual era? Che a un certo punto era oggettivamente impossibile, perché la prima ipotesi di partenza era uno sbarramento dell'8% al Senato e forse uno 5% alla Camera. Impossibile. Il Rosatello aveva previsto 1500 firme per ogni singolo collegio, oggettivamente impossibile, ma soprattutto i certificatori che devono essere notari o consiglieri comunali o che noi non avevamo. Accade il primo miracolo. E con l'intervento del Rosatellum la soglia di sbarramento arriva al 3% sia alla Camera che al Senato, quindi una percentuale già più avvicinabile. Le firme scendono da 1500 a 750 e poi a 350. Oggettivamente fattibile. E soprattutto la ciliegina sulla torta, vengono autorizzati anche gli avvocati cassazionisti solo per questa tornata elettorale, anche la riduzione solo per questa tornata. È comunque un'impresa improba trovare 950 candidati e 25.000 firme, non ditemi come, si è davvero mobilitato un popolo. Non solo abbiamo raccolto in tutti i 97 collegi, 97 su 97, non 350, ma la media è di 500-600 firme. Quindi non 25.000, ma 43.534. Cioè, proprio la rete dei pesci che si rompe. Infatti, quando andarono a fare i controlli a colpi d'appello, arrivarono fino alla 375esima, fino a poi si fermarono perché gli altri erano totalmente inutili. Quindi, abbondanza. Ma è stato praticamente commovente vedere un popolo, perché pensate che tutto questo è accaduto senza una struttura amministrativa, senza un euro, senza copertura mediatica, senza funzionari, senza neanche una sede fisica a Roma, niente. Un popolo guidato da una regia sovrannaturale. Quello che è accaduto, io sfido il più scettico e candito degli atei a darmi una giustificazione razionale. Tra l'altro, commovente, perché ho girato in Italia e ho visto che agli ultimi giorni c'erano casalinghe, professionisti, nonne, cioè, che fino alle 2, 3, 4 del mattino compilavano modelli, cose complicatissime, intricatissime, mai fatte prima. Tra l'altro abbiamo avuto anche complimenti, perché sono arrivate, pensate, coi faldoni rossi per la Camera, blu per il Senato, coi buchi, le cartelline di plastica, proprio con l'attenzione delle mamme di famiglia. Un'attenzione incredibile. Oh, che cosa accade? Quando torniamo al 2016, quando entriamo nel ruolo politico, alle elezioni amministrative del giugno 2016, totalmente sconosciuti, arriva sto affare qui, Popolo Famiglia, e
veniamo visti come dei marziani, no? Ci dicono, ma voi chi siete? Dico, metteteci sì, la famiglia, per carità, è un concetto importante, ma non è un tema che può entrare nel dibattito politico. Cioè, la gente vuol sapere, cioè, è interessata al fisco, alla sicurezza, all'economia, alla crisi, al lavoro, cosa c'entra la famiglia? Cioè, la famiglia non può essere un tema politico, siete fuori tema e poi siete... E ci guardarono con una certa sufficienza, come se fossimo degli ingenuoti, dico, vabbè, prima o poi vi renderete conto che questa roba qui non ha senso, politicamente non ha senso. Ha voglia a spiegargli che la famiglia è la cellula della società, come dice, che San Giovanni Paolo II diceva che era il prisma, in realtà non è un tema, è il tema, anzi, sono gli occhiali con cui tu guardi tutta la realtà, i problemi economici, sociali, perché tutto passa dalla famiglia. Proprio eravamo marziani. Noi ci abbiamo tentato, ci siamo riusciti e dopo 2 anni abbiamo avuto anche una certa soddisfazione, perché oggi, non so se vi siete accorti, ma tutti parlano di famiglia. 5 Stelle. Noi siamo una forza pragmatica, riconosciamo che la famiglia è una forza del paese e la sosteniamo senza farci sopra tanti ricami teorici. E rispetto alle coalizioni fantasma che ancora non hanno un contenuto da offrire al paese, noi possiamo dire con forza che la famiglia e la natalità sono il filo rosso che unisce le nostre idee su fisco, scuola, sanità e lavoro. Cioè, il prisma. Sottosegretario Boschi. Il Partito Democratico farà del tema del sostegno alle famiglie una bandiera della campagna elettorale. È un argomento centrale per il primo anno di governo. Tornare alla famiglia non deve essere la bandiera identitaria dei cattolici in politica, ma la sfida di tutti i cittadini. Una visione che tenga insieme i laici e i cattolici sul piano della cittadinanza. Peccato che questi qui stanno ancora governando, hanno governato per 5 anni, ma ci dicono che dall'anno prossimo sarà. Lega. La Lega propone di concentrare le risorse sul sostegno alla famiglia e alla natalità, attraverso misure concrete che prevedono la gratuità degli asili nido sul modello francese, forti assegni per le famiglie dei cittadini italiani che danno alla luce figli oltre il secondo, una fiscalità a misura di famiglia. Non dice però, l'ha detto, ma non l'ho messo, che vuole finanziare tutto questo con la legalizzazione della Costituzione. Da sempre Fratelli d'Italia sostiene la necessità di avviare una rivoluzione del welfare che metta al centro la famiglia e consenta alla nostra azione di invertire i dati demografici. Per questo, una volta al governo, Fratelli d'Italia metterà in campo il più grande piano a sostegno della natalità mai visto in Italia. Fratelli d'Italia vuole essere il partito di riferimento della famiglia e di chi ha a cuore il futuro dell'Italia. Meno tasse, meno burocrazia, meno Stato, più famiglia. Forza Italia, quale partito moderato, si riconosce nel primato della persona e sua libertà, nel privilegio accordato alla famiglia, alla società rispetto allo Stato. Ora, bene, allora uno può dire, oh, visto che adesso tutti parlano di famiglia, votiamo. Che senso ha il popolo e la famiglia? Sono più credibili, hanno più soldi di noi, hanno più possibilità di farlo, perché non li votiamo? O perché fare il popolo e la famiglia? Qui ci sono due risposte su due piani diversi. Il primo è un piano etico, state attenti, eh? Noi non possiamo riconoscerci in questi partiti per un motivo molto semplice, perché quel popolo che afferma gli dèi è il popolo della famiglia, su quelli che vengono definiti ancora principi non negoziabili, vita, famiglia, educazione, non può neanche immaginare l'idea della libertà di coscienza o dell'anarchia, cioè, vuole tenere una linea assolutamente rigida. Vita, famiglia, educazione. Perché vi dico questo? Vi faccio un esempio. Perché tutti quei partiti che avete visto prima, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, tutto il centro-destra, su questi principi ha l'assoluta, totale libertà di coscienza. Avete visto che ieri c'è stato il primo caso, per esempio, di testamento biologico, di eutanasia, quella ragazza, donna di, sì, malata di SLA di 49 anni, di Nuoro. Ebbene, ma andiamo a vedere questa legge qui, la 219, che è quella che ha consentito di questa donna, come hanno votato quei partiti qui. Prendiamo la Camera. Fratelli d'Italia, 1 a favore, 4 contrari e 6 assenti. Cioè, se sono proprio disinteressati. Lega, 6 contrari
e 33 assenti. 13 scusate. Forza Italia sono qui adesso. Forza Italia ha fatto tutto, Forza Italia è riuscita a fare tutte le opzioni. 2 astenuti, 3 favorevoli, 12 contrari, 33 assenti. E oggi, se questa roba, Patrizia se ne va con la nuova legge sulla giornata, bisogna chiedere a questi qui cosa hanno fatto. Chi adesso vota uno di questi partiti sa che è una lotteria, cioè sa che su questi valori non c'è una linea. Se ti va bene trovi qualcuno che va bene, se ti va male trovi i contrari, i favorevoli o gli assenti. Poi, altro aspetto valoriale, do solo degli esempi, gli ultimi due, divorzio breve, che è stata l'ultima picconata alla famiglia. Beh, guardate come hanno votato questi qui sul divorzio breve. Fra l'Italia, 1 favore, 3 contrari, 4 assenti. Lega, 1 astenuto, 5 a favore, 7 contrari, 4 assenti. Forza Italia, 2 astenuti, 25 a favore del divorzio breve, 8 contrari, 35 assenti. Guardate che il divorzio breve, i dati dell'Ista sono chiari, ha creato come conseguenza l'aumento del 57% dei divorzi, ma il dato ancora più inquietante è che il 20% di queste coppie, cioè una coppia su 5, è over 65 anni. Tra l'altro è low cost, con una marca da 16 euro vai in comune e ti saluti. Ma hanno rovinato anche la serenità delle coppie dei nonni. 20% sui 2,65. Potremmo andare avanti tutta la sera. Un altro degli aspetti che certamente non può essere condiviso un po' con le sue idee, per esempio, è tassare la prostituzione. Tornare al casino della Yolanda. E perché non si può? Ma semplice. Perché la regolamentazione non riduce il fenomeno. Nei paesi dove la prostituzione è stata legalizzata, infatti, la tratta non si è ridotta ma si è inserita nei canali istituzionali, rendendo ancora più difficile liberare le donne. Anzi, il numero complessivo delle persone coinvolte è aumentato enormemente, come dimostra la Germania, dove le prostitute sono triplicate, aumentando da 100.000 a 300.000, e le donne oggetto del traffico sono più che raddoppiate. La regolamentazione nasconde e non risolve lo sfruttamento, diventa un ottimo scudo dietro cui i trafficanti si possono mascherare. 2. La prostituzione non è il mestiere più antico del mondo, ma lo sfruttamento più antico del mondo. Vendere il proprio corpo lede i diritti della persona e favorisce una cultura di sottomissione e di svilimento della vita umana. 3. La legalizzazione lancia un messaggio culturale diseducativo. Rischia di far percepire come normale la prostituzione, specie fra i giovani e ceti deboli, diventando una delle tante alternative tra cui scegliere per risolvere il problema del lavoro, dell'impegno lavorativo e del formativo. La prostituzione evidentemente non è un lavoro e non può essere equiparato. 4. Lo Stato non può lucrare su comportamenti illeciti e immorali. Tassare la prostituzione sarebbe come tassare le mazzette, il ricavato di contrabbando, i proventi di una rapina. Dichiarare legale quell'attività significa anche neutralizzare la necessaria lotta culturale e giudiziaria alla prostituzione da parte dello Stato e degli enti locali. La tassazione di un comportamento legalizzato diverrebbe un pessimo alibi per i clienti che riterrebbero moralmente accettabile sfruttare a pagamento il corpo di una persona per il proprio piacere personale. 6. La legalizzazione non riduce gli abusi nei confronti delle donne. Infatti, il 60% delle prostitute che operano nei Paesi Bassi hanno subito violenza fisica, mentre il 40% delle stesse ha dichiarato di aver subito una violenza sessuale. Negli Stati Uniti l'86% delle prostitute ha dichiarato di aver subito violenza fisica dai clienti. Il 59% delle prostitute tedesche ha dichiarato che la regolamentazione non le fa sentire più sicure dalla violenza fisica o sessuale. 7. La legalizzazione non aumenta la sicurezza sanitaria delle donne che si prostituiscono. Nello stato di Victoria, in Australia, un cliente su 5 dichiara di voler avere rapporti sessuali non protetti, paga di più. In Canada il tasso di mortalità delle prostitute è 40 volte superiore alla media nazionale. La prostituzione comporta effetti dannosi per la salute delle persone che la praticano, le quali sono più soggette a traumi sessuali, fisici e psichici, alla dipendenza da stupefacenti e alcol, alla perdita di autostima, così come un tasso di mortalità superiore rispetto al resto della popolazione. 8. La legalizzazione aumenta invece i costi sociali a causa della diffusione di malattie sessualmente trasmissibili alla popolazione. Molte donne inconsapevoli mogli dei clienti contraggono il papillomavirus e non solo l'HIV. Tra l'altro in Germania questa cosa sta dilagando a livello culturale, perché sapete che la legge ha sempre un effetto pedagogico,
se lo dice la legge è giusto prescindere. Beh, in Germania già si stanno organizzando, i giovani hanno sostituito sabato sera il pub con il casino e si organizzano anche feste di diploma, feste di laurea, dove tutti i ragazzi vanno in compagnia. Ora, quando fai questa cosa che ti dicono, beh, allora come lo risolvi il problema? È un problema, sì, è un problema. C'è un modo molto semplice. Il problema si risolve alla radice, non si nasconde nello squallore delle camerette e del panare. Se noi fossimo al governo, adotteremmo il programma di protezione dell'associazione comunità Papa Giovanni XXIII. Don Bezzi l'ha risolto dove è intervenuto. E se noi fossimo al governo, è molto semplice, sapete come si fa? Il governo dovrebbe riconoscere l'associazione come interlocutore privilegiato e mettere a disposizione fondi, soldi, sedi, strutture. Non si dica che non ci sono soldi, perché se si sono trovati 20 miliardi dalla sera mattina per salvare Montepaschi e banche amiche del PD, si trova anche qualcosa per risolvere questo. E si potrebbe risolvere a livello nazionale. È solo volontà politica da fare. Non potremmo neanche votare un partito che ha candidato questo personaggio, Giulia Bongiorno, come capolista in diversi territori del paese. Sapete chi è Giulia Bongiorno? Chi è? Ma voi sapete solo che è l'avvocato di Andreotti? Ma voi la conoscete solo dal punto di vista professionale come avvocato? Giulia Bongiorno è favorevole al disegno di legge Scalfarotto contro la cosiddetta omofobia. Quando fu bocciato un precedente tentativo di introdurre il reato di omofobia della Paola Concia, lei parlò di arretratezza culturale dell'Italia, di scollamento tra politica e società e auspicò l'allineamento del governo all'Europa mediante legislazione volte a garantire i diritti civili. Ai tempi del referendum della legge 40 si pronunciò a favore dell'abrogazione e aderì all'associazione Donne per il Sì a fianco di Emma Bonino e Stefania Prestigiano. 3. In un duetto con Emma Bonino a Radio Radicale, il 1° dicembre 2015 ha rivendicato la grande conquista delle donne ottenuta con il riconoscimento del sacrosanto diritto all'aborto. Eternamente single, a 44 anni ha deciso di fare un figlio, pare attraverso la fecondazione artificiale. Il padre anonimo ha dichiarato: «Ho sempre desiderato tornare a casa e sentire solo il rumore dei miei passi, e questa è la famiglia che ho voluto». Capo lista in più liste della Lega. Possiamo andare avanti tutta la sera, ma avete capito che qui c'è un piano etico che non è condivisibile. Questo il popolo, il Fremilleri, non può essere rappresentato da questi personaggi. Poi c'è un aspetto sul piano pratico. Qual è? Anche qui vi faccio un esempio. Nel 2008, non so se ricordate, quando Berlusconi vinse, andò al governo con una maggioranza solida, il centrodestra e Forza Italia avevano un programma, si chiamavano 7 missioni per il futuro dell'Italia. Una di queste missioni riguardava la famiglia, ma soprattutto riguardava espressamente l'introduzione del consenso familiare. Sapete tutti cos'è il consenso familiare, no? Il consenso familiare è l'idea semplicissima, la dico in maniera banale, per cui un padre di famiglia con 5 figli a carico, a parità di reddito, non è giusto che paghi le stesse tasse di un single che va in giro con la coupé e fa la bella vita. Una roba equa. Bene, quando io ho visto questa roba, lo confesso, io ho votato. Io ho votato Berlusconi, centrodestra, convinto che forse per la prima volta in Italia si poteva avere questo benedetto quoziente familiare. Passa un po' di tempo e il quoziente va nel dimenticatorio. Non so, alcuni di voi si ricorderà, ma addirittura il forum delle associazioni familiari fece una petizione. Ricordate, qualcuno ha firmato? Una petizione. Raccolse 1.071.348 firme. Ne parlò anche Famiglia Cristiana. Quelle firme pesano, sono l'ultimo appello alla politica, sono come un urlo conficcato nel cuore del palazzo per scongiurare l'oblio. Tra l'altro, io mi ricordo, arrivarono, pensate, davanti al Quirinale, coi pullman,
scaricarono tutti gli scatoloni qui davanti al Quirinale, una roba incredibile, eclatante, no? 1 milione di firme. Il governo prese le firme e buttò pari pari nell'oblio. Io conoscevo allora uno dei tanti collaboratori di Tremonti, che era il ministro che tagliava, e era un amico, e dico, scusa, ma com'è possibile che 1 milione di italiani, cioè 1 milione di firme, venga così snobbato in maniera... E lui mi diede la spiegazione che fu illuminante. Lui mi disse, guarda, Franco, che al governo il metodo che a Palazzo Chigi si usa è quello del mercato delle vacche. Cioè, ognuno dei rappresentanti delle forze politiche tira l'acqua al suo mulino e poi soprattutto rispetto a una coperta strettissima, perché non ci sono tanti soldi. Che cosa accade? Che la Lega tirò per l'autonomia, Alleanza Nazionale tirò per gli statali, Forza Italia tirò per la defiscalizzazione dell'impresa, e lui mi disse, quel milione di italiani era orfanello, non aveva una casa, qui non c'era nessuno che tirasse per il quoziente familiare, e il quoziente familiare non c'è stato. Capite qual è il problema? Noi dobbiamo dare una casa a quel milione di italiani, in modo che lì ci potrà essere qualcuno che tiri per sola vita, famiglia, educazione, ma tiri soprattutto per la famiglia, se no non ci sarà mai. Perché mi disse, quello che lì dentro doveva, in linea teorica, difendere questa cosa, c'è tale Pier Ferdinando Casini dell'UDC, lui si era subito venduto con sede familiare per una questione sua personale. E questo personaggio è incredibile, lui ha campato mezzo secolo, 50 anni, sul quoziente familiare, ha campato, ha fatto la carriera politica, ogni volta sistematicamente per venderselo, e siamo arrivati al 2018, questo quoziente familiare non c'è. Ah, tra l'altro in quel governo di cui vi ho raccontato c'era anche la nostra Giorgina Meloni, che non è che abbia fatto moltissimo, anche se adesso dice diversamente. Ora, capite che quindi se non c'è questo condizionamento noi non avremo mai una rappresentanza. Ora io vi faccio un esempio, anche per capire, sono stato recentemente in Cile, io giro il mondo, ho tenuto diverse conferenze sulla famiglia, sul genere, e lì ho conosciuto la provvidenza, io non sapevo nulla della situazione politica del Cile, proprio nulla. Ho conosciuto un politico, José Antonio Kast, cattolico, uno che 9 figli, fa parte del movimento mariano Schoenstatt, un rappresentante, potremmo dire, del popolo femminile cileno. Lì a novembre parte il solito teatrino, che candidato di centrodestra, candidato di centrosinistra. Il candidato di centrodestra è un miliardario più ricco di Berlusconi e a livello di Trump. È uno che sì, è di destra tra virgolette, libera, cioè uno che comunque si può discutere l'adozione delle coppie gay, per carità di aborto, insomma, è un diritto, bla bla bla. E quindi questo popolo di, chiamiamoli cattolici, ma chiamiamoli, di gente che ha a cuore un'antropologia cristiana, non si vedeva rappresentato da nessuno dei due. Che cosa succede? Parte questo tizio, dice va bene, mi candido anch'io. No. Parte, ovviamente ridicolizzato da tutti, tra gli sberleffi, i Frizzi e Lazzi, e ovviamente lo danno tra lo 0,5 e l'1% nei primi sondaggi. E immaginate gli sfottò, omofobo, bigotto, reazionario, fascista, di tutto. Solito repertorio che il pigliefino medio si prende. Però parte, io, questo siamo a giugno, luglio, quando vado in Cile alla fine di settembre, incontro lui e la moglie, e lui mi fa vedere un sondaggio, e dice, guarda che, io non so, ma qui si è mobilitato un popolo, non si capisce da dove vivere, mi danno addirittura al 4%. Bene. Continuiamo, volete fare domande? Perché mi dicono... Volete... No, beh, bella questa storia, vorrei che si... Io volevo... Ma sembra una cosa un po' esagerata, se dal 5% al 4%. Attenti, lì funziona a doppio turno.
Quindi fanno le elezioni e al primo turno, sapete quanto arriva lui a novembre? 7,93, 8%. Uno che è partito con lo 0,5-1, ha mobilitato un popolo e è arrivato all'8. Ma non è questo il punto. Il punto è che nessuno dei due ha vinto e lui ha consentito, ovviamente questo qui di centrodestra è andato subito a contattarlo, dimmi cosa vuoi, no? La notizia più bella è stata: Piñera vince le elezioni cilene grazie ai voti del Provita Casta. E lui ha detto: sì, te lo dico io cosa voglio. Io voglio essere il chiodo impiantato nella coda del serpente del centrodestra. Sui valori, quindi su vita, famiglia, educazione, non si transita. E quello è stato costretto, poi ha vinto, infatti, con 54. La differenza è esattamente 8%. Ha vinto proprio voti lì. Ecco, il PDF deve essere quella roba lì. Deve essere il chiodo impiantato nella coda del serpente. E ci sono le condizioni? Beh, sì, perché guardate che non ci sono ormai grandi spostamenti, grandi cambiamenti, più o meno siamo lì. Il sondaggio più realistico è questo: elezioni centrodestra, una decina di seggi, la maggioranza assoluta. Cioè, il sondaggio di Mentana di TG7, che è quello più attendibile, e la fotocopia di quello che più o meno sarà, dopo quello, dice che il centrodestra è al 37,6%, cioè praticamente gli mancano da 16-17. E sapete quanti sono? Esattamente i semplici parlamentari che il PDF avrebbe superando il 3%. Beh, è molto difficile, però. L'operazione è semplicissima. E se tanti nostri amici l'avessero capita, noi avremmo già risolto il problema. E il chiodo sarebbe già lì. Mentre l'idea di andare sparsi qua e là, uno lì, uno là, che non arriverà mai, cioè il problema qui è che se non si tratta di portare 5 amici in Parlamento, sparsi tra la Lega e Forza Italia, o terza gamba, quarta gamba, non è quello il punto. Il punto è che se tu non costruisci una casa e per quel milione italiano, tu non avrai mai il chiodo. E non è vero che si tolgono via voti al centrodestra, questa è un'altra fake news, perché è molto semplice. Questa è un'altra fotografia di quello che accade. Gli indecisi sono il 14,2%, quelli che hanno deciso di votare scheda bianca sono il 2,4%, gli astenuti 33,8%. Sapete quanto fa totale? 50,4%. Cioè il 50,4% degli italiani non sa cosa votare, oppure ha deciso di non votare, o voterà scheda bianca. Vengono da qui, compreso il voto del sottoscritto, perché io confesso candidamente che quest'anno, per la prima volta in vita mia, a 57 anni, se non ci fosse stato il Popolo Famiglia, io non avrei votato. Non avrei votato i traditori del Femminidei, non avrei votato quelli che hanno votato l'eutanasia e il divorzio breve, non avrei votato. Ed è triste. È quello lì il mondo che dobbiamo in qualche modo svegliare. Tenendo ben presente che il punto è la concezione della politica. Ci sono solo due modi di concepirla. O quello che ti dice che devi semplicemente conquistare, occupare, spartire il potere, oppure quello che ti dice che quella presenza politica è l'occasione per fare cultura. Anche qui, per non essere astratto, vi faccio un esempio. Quest'uomo lo conoscete? Sapete, è singolare questa storia dei radicali. I radicali non hanno mai avuto un gran consenso elettorale. Anzi, pensate che il 3% l'hanno solo superato nel 79 alla Camera, perché al Senato neanche, e sono sempre oscillati dallo 0,5 al 2,5 massimo. Se ci fosse stato lo sbalzetto del 3%, allora Pannella e Bonino non sarebbero mai entrati in Parlamento. Domanda: ma questi hanno cambiato o no l'Italia? Purtroppo sì.
divorzio, aborto, eutanasia, nozze gay. E come hanno fatto con 2% di meta? Semplice, perché loro hanno attuato una politica che è stata capace di diventare cultura. Certo, cultura della morte, ma pur sempre cultura. Quello che dobbiamo fare noi, qual è stata la tragedia del cristianesimo in politica? Qual è stata? È che non si sono create le condizioni per una presenza politica alla radicale, al contrario, che fosse cultura della vita, della famiglia e dell'educazione. Ma è stata solo spartizione di potere. Ok. Bene. Bene. Mi è piaciuto tanto non poter avere la Coppa d'Amato questa sera, un po' di coincidenze sfortunate, però vi ringraziamo lo stesso di aver partecipato e vi ringraziamo veramente, perché è dal sostegno che siamo sicuri ci darete alle prossime elezioni del 4 marzo. Grazie a tutti. Mio marito ci chiede perché abbiamo interrotto, perché qua hanno detto che forse vi stavate annoiando. Io vi faccio la domanda, vi stavate annoiando? No. Ma è meglio interagire pure così tra di noi. Preferite interagire, domande e risposte? No, interagire. Se c'è qualche domanda. Ah, però prima di fare domande io volevo dirvi, la legislatura passata ha introdotto il divorzio breve, DDL Cinna e le DAT. La prossima legislatura con il connubio destra-sinistra. La prossima legislatura, se non entriamo come popolo della famiglia, le prossime leggi che sono già pronte da essere proposte e poi promulgate saranno il matrimonio egualitario, l'eutanasia. Non pensate che l'eutanasia sia poi una libera scelta, perché se lo Stato avrà la possibilità di decidere come e quando sopprimerci, lo farà non tenendo conto del nostro stato psicofisico emotivo o dando a noi la libertà, ma lo farà semplicemente in termini